benvenuti nella cucina di Yo Gluten Free. Niente, abbiamo sempre voglia di pizza e quindi in estate non si accende il forno, magari si fa in padella come stiamo facendo adesso noi, oppure col fornetto elettrico senza aspettare la lievitazione. Pizza semi integrale. Attivate la campanella, ci vediamo dopo. Mettiamo le due farine nella ciotola e le mischiamo. Non ho voluto esagerare con la parte integrale perché non so che effetto fa in lievitazione, quindi poi piano piano che sperimentiamo possiamo aumentare tranquillamente la dose del mix integrale, oppure potete anche utilizzare tutto integrale, però magari aumentate un pochino la quantità di lievito. Ok, mettiamo il sale perché tanto non abbiamo lievito di birra. Piano piano iniziamo ad aggiungere l'acqua. Aggiungo l'olio. Naturalmente questa è un'operazione che potete fare con la planetaria. È il momento del lievito che potete tranquillamente aggiungere direttamente nella farina se utilizzate quello commerciale, lievito istantaneo per pizza, oppure se fate come me, cioè utilizzate bicarbonato e crema al tartaro, lo potete aggiungere in questa fase, quindi quando non ancora l'impasto è perfettamente composto. Io ho deciso di utilizzare questo lievito non per altro, perché comunque non è un impasto adatto agli intolleranti al nickel, quindi non vi posso dire che è una pizza per gli intolleranti al nickel, però siccome siete molto curiosi di questo tipo di lievitazione, ho deciso di appunto farvela vedere in più preparazioni possibili. Aggiungo il latte al bicarbonato e crema al tartaro che ho mischiato insieme e questa è la reazione che dovete ottenere, quindi l'effervescenza del composto che andrete a buttare direttamente nell'impasto di farina e acqua. Così aggiungete un altro pochino di latte se serve, giusto per pulire il contenitore delle polveri. Tantissimi di voi mi chiedono se si può fare un pane solo con bicarbonato e crema al tartaro. Noi stiamo preparando una serie di ask, di video ask, in cui rispondiamo a tutte queste domande e comunque sì, è in programma anche un pane lievitato in questo modo. Allora, come vedete questo impasto mi è venuto molto molto morbido, quindi io mischio vigorosamente perché comunque c'è qualche grumo, per cui vuol dire che la farina ancora ha la capacità di assorbire liquido, per cui se girate bene vedete già si ritira parecchio il liquido. E poi aggiungerò un pochino di farina nel momento in cui passerò sulla spianatoia. Su cucina24ore.it trovate ovviamente tutte le dosi per fare questa pizza. È molto morbido come impasto, voi tenete conto che più rimane morbido in questa fase l'impasto, più la pizza sarà soffice. Però è anche vero, insomma, che dovremmo riuscire a stenderla e a lavorarla, quindi la sana via di mezzo si dovrebbe poter raggiungere. Una volta che riuscite a lavorare l'impasto senza che vi si appiccichi totalmente alle mani, potete iniziare a lavorare invece con la farina di riso, che è la farina, diciamo, di spolvero, che vi permette di stendere la pizza senza che appunto vi si appiccichi alle mani.
Direi che la possiamo stendere direttamente sulla pala. Con queste dosi vengono due pizze. Quindi ho diviso l'impasto in due, metto una generosa quantità di farina di riso sulla pala, oddio, generosa neanche tanto, un velo. Così. E andiamo a stendere. Nel frattempo il forno è già caldo. Noi utilizzeremo un fornetto elettrico. Se ci seguite, sapete quanto è prezioso per noi questo fornetto, però tranquillamente potete farla anche nel forno tradizionale. È bene accertarsi sempre che sotto non esca l'umidità dell'impasto e quindi si appiccichi alla pala, smuovendo così. Se per caso si appiccica, sollevate e mettete un pizzico di ancora farina di riso e poi stendiamo. Allora, tenete conto che questa lievitazione bicarbonato e crema tartaro è ormai la migliore amica di Luca, perché comunque se utilizzate un mix adatto a base di riso o direttamente fate un mix voi senza mais, riuscite a far mangiare una pizza anche agli intolleranti al nickel, che non mi sembra male come cosa. Metto un filo d'olio. E spennello. Inforniamo Alexa timer 5 minuti. Nei pochi minuti che la pizza cuoce, andiamo a preparare il condimento, quello che preferite. Per me questa è una caprese, quindi pomodoro a fette e mozzarella a fette a crudo, con un bel po' di basilico fresco. Ingredienti: mix di farine bianca e integrale, bicarbonato e crema tartaro oppure lievito per pizza istantaneo, latte, olio, sale, acqua, mozzarella, pomodoro. Abbiamo messo insieme un po' di richieste, cioè come si fa la lievitazione con bicarbonato e crema tartaro, come si usano le farine integrali, come si fa a fare una buona pizza e un sacco di domande che ci fate Pizza in sempre su padella. Ecco, Instagram, anche la pizza in padella che sta andando adesso. Io andrei a controllare questa pizza. Vado a controllare. Wow, spettacolare! Quindi niente, abbiamo messo insieme tutto quanto con un condimento a crudo sopra. La lievitazione è fantastica, la pizza è morbida e ha proprio il sapore dell'integrale, del rustico. A me piace un sacco. Questo impasto integrale è fantastico perché è mixato, quindi potete tranquillamente scegliere voi qual è la percentuale di integrale che volete. E niente, iscrivetevi a Telegram perché siamo sempre di più e c'è sempre un mondo da scoprire quando ci si confronta con gli altri. E noi su Instagram vi aspettiamo, siamo in tantissimi. Mi raccomando, il glutine è sopravvalutato. E poi, cioè, non so se. Allora, faccio un morso. Posso fare il Tutto, morso? devi prendere pure il basilico, te la fai? Vuoi assaggiare?